Finalmente il tanto atteso nuovo trailer di Scarlatto e Violetto è arrivato e al suo interno ci sono davvero tantissime nuove informazioni, comprese alcune che forse potrebbero esservi sfuggite. Andiamo ad analizzarle insieme in questo nuovo video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare mi raccomando lasciate un bel like, commentate ed iscrivetevi al canale. Detto questo non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con l'analisi di queste nuove informazioni dei titoli di nona generazione. Il trailer si apre con una frase che ha fatto storcere il naso a tanti, perché viene detto subito che il gioco non sarà doppiato, cosa che tutti vorrebbero ormai da tempo. E dopo però viene mostrata una sequenza fintamente doppiata e anche maluccio devo dire, e non ho capito il senso di questa cosa. Possiamo poi vedere una prateria dove corrono alcuni Growlithe ed Arcanine, seguita da una zona in cui vediamo Dirling e Sousbuck, Pokémon assenti da tanto tempo, nella sua forma autunnale tra l'altro, e dato che lo vediamo in quella primaverile in un'altra zona, non vuol dire ovviamente che ci saranno le stagioni, ma che le sue forme cambieranno a seconda solo del luogo. Presenti poi anche Andawar e Houndoom, ed in questo caso noto con piacere che non saranno solo modelli che andranno in giro senza meta. Possiamo infatti notare un pigro Andawar sdraiato intento probabilmente a sonnecchiare, una cosa che forse renderà più semplice la cattura furtiva. La scena successiva è quella di una piccola palude che mostra il nostro amato Wooper di Paldea, su cui ritorniamo più tardi, ed una zona innevata mostra invece alcuni Snover. La scena dopo mostra alcuni Gyarados intenti a nuotare, e devo dire che hanno migliorato il movimento di questi Pokémon rispetto a Spada e Scudo. Tuttavia una pecca è quella di aver rimosso l'effetto bagnato che abbiamo visto ad Isui. Sembra tuttavia presente però l'effetto neve o comunque del ghiaccio sul corpo, come è possibile vedere invece sul corpo di Miraidon in quest'altra sequenza. Murkrow ed Hunchcrow ci vengono confermati, e dato che li vediamo di notte probabilmente ci saranno alcuni Pokémon che si potranno trovare solo in alcuni momenti della giornata. Possiamo poi ammirare meglio quella che si conferma essere l'accademia a cui ci dovremo iscrivere, e facciamo la conoscenza del preside della scuola. Il suo nome è Clavel e viene descritto nel sito ufficiale come severo ma che può essere anche molto gentile. La descrizione di Selina di Legend, insomma. Game Freak non pecca di fantasia per i Pokémon, ma in queste cose. Inoltre sappiamo che è amico del professor Turum o della professoressa Olim. In questa scena possiamo inoltre vedere altri 4 personaggi, probabilmente dei professori, che possiamo vedere meglio anche alla fine del trailer. 4 personaggi mi lasciano pensare ovviamente ai Super 4. Voi che ne dite? I Super 4 come i professori dell'Accademia sarebbero molto interessanti. E nella scena successiva del trailer vediamo finalmente i leggendari diventare delle moto, come era intuibile sin dall'inizio. Credo quindi che potremo ottenerli subito. Resta da capire come verrà giustificata questa cosa. Ad ogni modo Coraidon avrà la forma foggia scattante ed utilizzerà le zampe nonostante le ruote, un po' come i Flintstones. Miraidon invece avrà l'assetto sprint, sfruttando l'energia della gola e della coda. Per nuotare Coraidon avrà la foggia nautica, trasformando la gola, quella che sembra una ruota, in un dispositivo galleggiante, mentre Miraidon si dà la spinta ruotando gli anelli sul suo corpo e utilizzando i motori a reazione sugli arti inferiori. Ed infine la foggia librata spiega le antenne sulla testa di Coraidon e l'assetto planata allunga le antenne sulla testa di Miraidon, ovviamente per volare. Nella scena dove parla il professore la cosa che non mi fa impazzire sono i modelli ripetuti, a distanza molto ravvicinata, ed alcuni che cambiano pochissimo, con un bruttissimo effetto cloni. In un'altra sequenza possiamo vedere dei Marip ed un Fluffy sonnecchiare, ed inoltre vediamo una delle tante torri presenti nella regione, che avranno a che fare con la trama del gioco. Altro attesissimo ritorno confermato invece è quello di Skiddo e quello di Gogoth, che vediamo sempre in una prateria, dove possiamo vedere in lontananza le stesse bandiere del secondo trailer, anche queste che saranno legate alla trama in qualche modo. E le insegne di 2 centri Pokémon, che come specificato sul sito ufficiale saranno all'aperto, e le insegne saranno luminose anche durante la notte, in modo da poter essere facilmente raggiungibili. Sui centri Pokémon scopriamo poi dal sito ufficiale che al loro interno sarà presente come di consueto anche il negozio dove fare acquisti, e nella versione italiana e non in quella inglese saremo salutati dall'infermiera Joy con un hola. Inoltre in un'apposita sezione potremo collegarci con i nostri amici e sfruttare la funzione multigiocatore.
giocatore. Ci sarà un limite di 3 giocatori per volta e si potrà esplorare la regione insieme, catturare Pokémon nuovi, far uscire il proprio Pokémon fuori dalla Pokéball, probabilmente anche scattare delle foto come è possibile vedere in questa scena e cavalcare i leggendari tutti quanti insieme. Possiamo poi notare alcuni grattacieli e l'interno dell'Accademia, con quello che sembra essere l'ingresso o biblioteca ed un'aula. Sempre in una prateria possiamo poi vedere dei girafarig selvatici ed uno scorcio di una città dove vediamo un negozio in cui probabilmente potremo acquistare dei cappelli, che vediamo meglio in un'altra parte del trailer. Presente all'interno dell'Accademia anche la mensa, dove possiamo vedere un Sinistee, un Poltergeist ed uno Scovovet. Possiamo poi vedere uno scorcio di quello che potrebbe essere un villaggio o paesino minore nella zona che è la stessa vista con il Campolotta nel secondo trailer e che altro non è se non una palestra, visto il simbolo che ritroviamo anche negli altri edifici e nel Campolotta stesso. Presente qui una discutibile statua di San Flora ed essendo normale purtroppo si conferma il fatto che non avremo una variante per uno dei miei Pokémon preferiti. Vediamo poi l'ingresso di una cittadina con un Meow sull'insegna, un negozio penso e spero visitabile legato in qualche modo al mare, viste le decorazioni con le ancore, o che potrebbe essere anche un ristorante a tema, e abbiamo poi la conferma di Slakoth ed evoluzioni, visto che vediamo uno Slaking e dei Vigoroth, insieme anche a Cacnea e Cacturne che possiamo vedere in un deserto, e contate che loro due sono dei Pokémon che fino a questo momento erano confinati nel Pokédex regionale di Hoenn. Altri mostriciattoli confermati sono poi Donphan che vediamo rotolare via, Painko che vediamo attaccato ad un albero, una scelta che apprezzo particolarmente, Misdreavus e Mismagius, Capchu e Beartic, Pachirisu e Pikachu che per qualche ragione ha riottenuto il suo vecchio verso. Una scelta davvero incomprensibile, come è successo anche ad Eevee in Leggende Arceus. E a proposito di leggende, purtroppo non hanno ripreso una delle cose più comode, ovvero i Pokémon che salgono di livello senza interrompere il giocatore, così come per le mosse che ritornano in vecchio stile e quindi ad ogni nuova mossa si perderà un sacco di tempo per farla imparare o meno al Pokémon. Un passo indietro veramente tanto grosso, un neo vistosissimo, insieme alle animazioni delle lotte, confermate già dal vecchio trailer come nuovamente statiche. Sempre in merito alle lotte però, sarà poi presente l'icona del Pokémon di cui si attiverà l'abilità. Immagino che sia stato fatto per aiutare i più piccoli a non fare confusione. Nel trailer poi vediamo l'interno di un fast food e vedendo dei panini con della carne mi viene in mente il mio video Oscuro Tuffo, che sembra confermare ancora una volta che i Pokémon vengono mangiati. All'interno comunque possiamo vedere anche Pinchurchin, nel caso foste preoccupati della sua assenza. E nel video approfondimento possiamo poi vedere anche una paninoteca ed una caffetteria, e sono tanti i luoghi dove poter mangiare. Vediamo poi due inediti personaggi che potrebbero essere due professori, dato che li vediamo all'interno della scuola, di cui quello femminile presente anche durante il discorso del preside. Vengono poi mostrati alcuni allenatori, tra cui la classe bellezza, il karateka, quella che sembrerebbe essere una nuova classe allenatore legata agli street artist, quello che potrebbe essere un poke fanatico ed anche una studentessa della nostra stessa accademia, e sullo sfondo possiamo vedere una delle torri sprofondata nella sabbia. In un'altra sequenza invece possiamo vedere Rockruff, confermato per questa generazione. Possiamo poi vedere la palestra di tipo ghiaccio, che rivediamo poi durante la sequenza con la lotta contro lo stesso capopalestra. Il capopalestra in questione si chiama Gruscia ed è esperto nel tipo ghiaccio. Ci viene detto sul sito ufficiale che un tempo era uno snowboarder professionista e che ora è il capopalestra della Sierra Napada, e sul suo conto non abbiamo informazioni troppo rilevanti se non il fatto che quando le lotte diventano accese mostra delle emozioni che solitamente tiene dentro. Vediamo poi una delle torri da vicino ed altri due personaggi. Una è Penny, descritta sul sito ufficiale come una timida studentessa del nostro stesso anno, molto affezionata al suo zaino con Eevee, e viene specificato che spesso è assente dall'accademia ma non si sa perché, ma si può notare che non indossa la sua divisa. L'altro personaggio è Pepe, studente appassionato di cucina, di una classe superiore alla nostra, che a quanto pare non se la cava bene con le lotte e che quindi chiederà il nostro aiuto. Nel trailer vediamo poi un luogo recintato e ancora una volta le bandiere di quelle che probabilmente saranno delle gare di corsa, con tanto di simbolo che potrebbe ricondurre al team malvagio. Ed in merito a questo possiamo vedere anche un misterioso veicolo senza autista, in cui sono presenti ancora le bandiere. Questo veicolo ricorda moltissimo i Decotora giapponesi,
dei camion decorati in maniera molto appariscente. Riconfermata la possibilità di portare a spasso i Pokémon per quelli scettici che vediamo, come sempre, correre faticosamente dietro all'allenatore, senza stare al suo passo, e contate che il giocatore sta camminando e di conseguenza la corsa li farà sparire di continuo. Potremo però tenere tutti i Pokémon fuori dalla Pokéball, cosa che scopriamo in una scena dove vediamo Electros che fa finalmente il suo ritorno. E qui, ragazzi, però non voglio alimentare troppo le vostre speranze sul fatto che abbiano modificato il suo modello 3D. Electros ha sempre avuto un'animazione in piedi, era quella del Poké Io e Te e del Poké Relax. Sono quindi sicuro che in lotta purtroppo ritornerà a fluttuare come un calzino al vento. Confermato poi lo Smart Rotom anche a Paldea, che avrà un aggiornamento con due fotocamere. Vediamo poi una scena in cui assieme a Pepe osserviamo uno strano germoglio luminoso, e pare che ci saranno finalmente le evoluzioni fuori dalla lotta senza transizione di nessun tipo. Durante una lotta tra Scizor e Golduck possiamo vedere nello sfondo quelle che sembrano delle rovine, insieme ad una lotta tra i Dragon e Ariyama, confermando questi Pokémon, insieme poi a Rotom, Mudbray ed in un altro frame la conferma anche di Spewpa, che ritorna insieme alla sua linea evolutiva, ed in ultimo anche Shinx. Nell'accademia è poi presente l'aula di biologia con il nuovo personaggio Zim. Sul sito non viene detto nulla di troppo rilevante, se non che lui è un po' distratto ed ha sviluppato l'app Pokédex dello Smart Rotom. Il Pokédex poi è molto particolare, sarà integrato nel nuovo Smart Rotom e avrà un'interfaccia simile ad una piccola enciclopedia consultabile che trovo davvero fantastica. Inoltre forse potremo fotografare i Pokémon registrati per poi decidere quale immagine inserire nella copertina, e sarà poi presente un'utilissima minimappa. È stata poi finalmente rivelata la tanto attesa meccanica, il fenomeno Terra Crystal. Un fenomeno per cui un Pokémon assume un aspetto cristallizzato con una corona sopra la testa, che cambia a seconda del Terra tipo. Tutti i Pokémon hanno accesso a questa meccanica, ed una volta attivata, trasformano il proprio tipo o uno dei propri tipi in un Terra tipo. Ad esempio, se un Pokémon ha il puro tipo erba, otterrà il Terra tipo erba, potenziando ancora di più il suo tipo. Se di doppio tipo invece, può perdere una delle sue debolezze, diventando di un Terra tipo puro. Ma non sappiamo se e come si potrà scegliere tra i due tipi. Per farvi un esempio, Charizard, che ottiene il Terra tipo fuoco, perde la debolezza per 4 a roccia. Inoltre ci sono dei Pokémon con un Terra tipo speciale, chiamato anche raro, che possono cambiare il tipo originale del Pokémon. Prendendo sempre Charizard come esempio, se avesse accesso al tipo acqua, diverrebbe Terra tipo acqua, perdendo la debolezza al tipo acqua e a quello roccia. Il problema è che non sappiamo se un Pokémon con un Terra tipo raro può in maniera casuale avere accesso a tutti i Terra tipi o solo ai Terra tipi delle mosse che può imparare. Prendendo sempre Charizard come esempio, potendo imparare Sabbia Ardente, potrebbe avere un Terra tipo terra, avendo accesso appunto ad una mossa terra. Se già questo però potrebbe rendere tutto molto complesso, perché bisognerebbe ricordare tutte le mosse che tutti i Pokémon possono apprendere, pensate se tutti i Pokémon possono, senza un criterio, poter assumere un Terra tipo raro. Questo però spiegherebbe anche perché secondo me non sono presenti delle forme alternative solo per questi determinati Pokémon, perché sarebbero praticamente infinite. Per intenderci, non ci sarà secondo me la variante Gigamax. Ad ogni modo, per utilizzare tale meccanica sfrutteremo uno strumento chiamato Terra Sfera, che perderà la sua energia al termine della lotta, e dovremo quindi ricaricarla toccando i cristalli traboccanti di energia in giro per la regione o visitando i centri Pokémon. Non abbiamo informazioni particolari sulla natura della meccanica. Dal sito sappiamo che l'energia Terra Crystal sgorga dalla terra di Paldea e i professori stanno cercando di fare luce su questo fenomeno. Beh, in pratica Spada e Scudo 2.0. Ad ogni modo, le corone sulle teste dei Pokémon sembrano essere vive, cosa che potrebbe collegarsi ad un Pokémon leggendario, dato che possiamo vedere chiaramente due occhi che si spostano. A livello stilistico però questa meccanica lascia molto a desiderare. L'effetto cristallizzato dei Pokémon mi piace parecchio, ma trovo estremamente sproporzionate e non necessarie le corone che spuntano sulla testa dei Pokémon, che li fa sembrare davvero ridicoli, sia grandi che piccoli. Tornano poi i Raid, dove potremo lottare e catturare i Pokémon dal Terra tipo raro, quelli che cambiano il tipo, che andranno sconfitti entro lo scadere del tempo, ma questo senza dover aspettare il turno dei propri compagni di squadra. Ed i Pokémon, quando saranno sconfitti, avranno un modello diverso, come se stessero per svenire. Ma quindi cosa dovremo fare a Paldea? Dovremo cimentare
cimentarci in quella che viene definita ricerca dei tesori, un progetto extracurricolare che ci affiderà il preside Clavel, e ci saranno tre distinte avventure che potremo vivere e decideremo noi in quali cimentarci per prima. Una di queste sarà legata alle palestre e alla Lega Pokémon, e le palestre potranno essere sfidate senza un ordine prestabilito. Tuttavia i livelli della squadra dei capopalestra non cambieranno in base a quello della nostra e potremo quindi affrontare sin da subito, volendo, anche quella più tosta. Le altre due storie invece sono collegate alle torri che vediamo in tutta la regione e alle bandiere che secondo me indicano delle gare, cosa suggerita come abbiamo visto più volte nel trailer. Arriviamo poi ai nuovi Pokémon. Innanzitutto abbiamo Wooper regionale, che cambia il suo tipo in Veleno Terra, perdendo quindi il tipo acqua. Su questa variante sappiamo che un tempo viveva sottoterra nella regione di Paldea, ma che nel tempo, dopo aver perso una lotta territoriale, ha cominciato a vivere nella palude e, per evitare di disidratarsi fuori dall'acqua, ha sviluppato una membrana tossica sul corpo. E la sua tossicità è richiamata anche dal suo aspetto, dato che sembra avere la forma di un teschio incrociato, usato spesso per indicare i materiali tossici. Il sito ci dice poi che nelle zone dove abita questo Pokémon ci si potrebbe imbattere in dei Pokémon avvelenati. Feedog è invece il Pokémon cagnolino, con un design che chiaramente richiama il pane, ed è di puro tipo folletto. Dal sito scopriamo che questo Pokémon fa fermentare ciò che lo circonda grazie al lievito contenuto nel suo alito, un lievito utile in cucina che sin dall'antichità gli ha garantito protezione. Immagino almeno un'evoluzione per questo Pokémon e nel dubbio ho già prenotato un posto nella mia squadra. Shedittan invece è il Pokémon balenottera di puro tipo ghiaccio, nonché il Pokémon firma del capopalestra Gruscia. Questo Pokémon è chiaramente basato su un cetaceo, ma visti i movimenti potrebbe trarre ispirazione anche dai lottatori di sumo. Secondo il sito può sferrare attacchi fisici potentissimi e nel suo corno sulla mascella superiore può concentrare la sua energia ghiaccio, arrivando ad abbassare la temperatura circostante. Non credo evolverà, ma credo che avrà almeno una pre-evoluzione, e anche lui devo dire che mi piace parecchio. In ultimo non ho inserito la mappa perché vorrei farci un video analisi con più calma e non volevo appesantirvi troppo con un video troppo lungo. Ho un hype moderato per questi giochi perché ancora sappiamo davvero troppo poco e credo che usciranno massimo altri due trailer più un annuncio non troppo grosso durante i mondiali. Per adesso la cosa che davvero non mi va giù è l'aspetto imbarazzante secondo me della meccanica. Bene, quindi io sono curiosissimo di sapere la vostra, se vi piace la meccanica, se vi piacciono le forme dei leggendari e se come me vi siete innamorati del cane panino. Andiamo ragazzi, è adorabile! Noi dunque ci vediamo prestissimo, grazie mille per aver guardato e come sempre alla prossima!